Mi sono laureato in chimica industriale all'Università di Milano. Erano anni in cui c'era la possibilità di avere buone occasioni di lavoro. L'università, tra l'altro, mandava nominativi alle aziende, per cui ero stato, tra l'altro, convocato anche dalla Trem a Milano. Mi ero presentato e il colloquio è stato brevissimo, nel senso che mi hanno detto che io ero diciamo, candidato a un posto di chimico alle ricerche nello stabilimento di Faragna. Non sapevo neanche dove fosse Faragna allora, per cui mi hanno spiegato come arrivare. Mi hanno detto è vicino al mare. Mio fratello mi ha portato in macchina con l'autostrada, siamo arrivati, ho visto il mare, poi dopo un po' il mare spariva e ci siamo addentrati in mezzo alle colline, fino ad arrivare a Ferrania. Il primo, diciamo, impatto non è stato tanto bello perché eravamo in una valle stretta, però era una bella giornata, faceva freddo ma era bello. Ho avuto due colloqui a Ferrania e il primo, diciamo, con l'ufficio del personale e con i tecnici dello stabilimento, il secondo era invece per fare la visita medica e prendere le ultime decisioni. Il lavoro che mi è stato spiegato era il lavoro che mi piaceva. Io ero laureato in chimica industriale, ma soprattutto avevo lavorato alla sintesi di composti chimici organici ed era il lavoro che mi aspettava a Ferragna, per cui questo primo, diciamo, fatto era positivo. Poi mi è stata presentata la vita a Ferragna per un giovane che arrivava. Allora avevo 24 anni e in effetti ti si offrivano tante possibilità, pur essendo un posto, diciamo, all'interno di una valle, c'era il circolo del tennis, c'era il campo sportivo per giocare a pallone, il campo di bocce, mi davano un appartamentino alla Casa Scapoli con un salottino, una camera da letto, il bagno, c'era la mensa, sia a mezzogiorno che la sera. C'era l'infermeria in fabbrica, io ero a 20 metri dall'ingresso della fabbrica, quindi erano tutti fattori positivi. L'altro fattore positivo è il fatto che insieme a me erano stati assunti altri laureati, chimici, fisici, ingegneri, di varie università d'Italia. La Trem aveva, o la Ferragni, anche la Ferragni, aveva, diciamo, come filosofia quella di reclutare persone esperte, cioè laureate o anche diplomate, però presso università prestigiose in Italia, Milano, Firenze, Roma, Genova, Torino, oppure anche istituti tecnici come l'ITIS qui di Savona, per cui il fatto, diciamo, era positivo. E io sono entrato a gennaio del 66 a Ferragna. E ho cominciato il mio lavoro di chimico. Allora le ricerche erano così fatte: c'era un centro di ricerche fotografiche, il cosiddetto LER, il Laboratorio Emulsioni e Ricerche, e poi c'erano vari laboratori sparsi per lo stabilimento in cui c'erano i chimici, i fisici, gli ingegneri. E ero in un piccolo laboratorio, dove si sintetizzavano composti chimici per essere poi immessi nelle pellicole fotografiche, sia radiografiche che colori, che arti grafiche. In effetti le pellicole fotografiche, soprattutto quelle colori, che sono delle dimensioni di un capello, quindi pochi micron, però contengono 12-13 strati di emulsione di gelatina con dentro dei composti chimici, oltre all'emulsione un mucchio di altri composti chimici. Quindi il mio compito era, insieme ad altri, di sintetizzare prodotti per essere immessi nei materiali fotografici. Questo perché? Perché Ferragna, già allora e per decenni poi a venire, era in competizione con colossi nel campo della fotografia, Kodak, Fuji, Agfa, Ilford, però se la batteva bene, insomma, non aveva, aveva dei prodotti che erano competitivi con quelli della concorrenza. Poi, dopo qualche anno, addirittura Ferragni aveva avuto, come dire, l'intuizione di seguire Kodak. Noi facevamo composti che fossero compatibili con quelli di Kodak e intercambiabili con quelli di Kodak. Per esempio un rotolino colore, lei lo portava a
a sviluppare in un laboratorio, che so io, qui a Savona. In quel laboratorio si sviluppavano sia i rotolini di Fuji, sia i rotolini di Kodak, sia i nostri, mentre non si sviluppavano quelli di Agfa. Agfa aveva una linea a sé, Agfa aveva scelto, diciamo, una strategia diversa, quella di fare dei prodotti originali e non compatibili con gli altri, cosa che poi le è costato caro perché è stata la prima a scomparire dal mercato. Io ho lavorato a fare il chimico per 18 anni. La chimica era, i laboratori allora erano molto vecchi, erano stile quelli che si usavano nella vecchia Ferragna prima che arrivassero gli americani. Gli americani sono entrati nel 64, io sono entrato nel 66, prima c'era la Ferragna, era un'azienda di proprietà italiana, diciamo, e gli impianti erano vecchi, i laboratori erano vecchi, le condizioni lavorative all'inizio non erano tanto belle, per cui dopo 18 anni mi sono arreso, anche perché gli ultimi anni sono stati a sintetizzare composti che dovevano servire a indurire la gelatina. La gelatina è fatta da macromolecole di origine organica, di origine proteica, ed è, diciamo, è solubile in acqua, però poi quando viene estesa, deve, una volta che l'acqua è asciugata, la gelatina deve essere dura, perché passando nei bagni di trattamento c'è la possibilità che gli strati vengano scalfiti, quindi le fotografie poi non vengono bene, per cui bisognava indurire la gelatina. E io mi sono occupato insieme a un altro del mio laboratorio a sintetizzare questi induritori. Gli induritori per la gelatina sono induritori che servono a attaccare le proteine, quindi se uno se ne buttava un po' su una mano, alla fine gli mangiava un po' la pelle, ed erano prodotti un po' pericolosi, per cui dopo 18 anni mi si è presentata un'occasione. L'ufficio brevetti di Ferrania aveva bisogno di un laureato. Il dirigente che comandava l'ufficio brevetti era un mio amico, mi ha detto: se vuoi passare c'è un posto, e sono passato. Quindi gli ultimi anni li ho passati all'ufficio brevetti, di cui poi sono diventato responsabile negli ultimi 10 anni, ormai è diventato l'ufficio brevetti non solo di Ferrania, ma anche di tutte le altre location della 3M Italia, della 3M Europa. Alla fine, diciamo, noi gestivamo anche tutta la proprietà intellettuale, brevetti, marchi, originati dai laboratori della casa madre, da altre consociate in Europa, quindi il ruolo si era ingrandito, però, diciamo, il compito principale nostro era supportare il laboratorio di Ferrania e i prodotti di Ferrania, insomma, i prodotti fotografici. C'era una competizione enorme, per esempio, nel campo dei brevetti, quindi bisognava stare attenti a fare dei prodotti originali che non violassero i brevetti di altri, far sì che i materiali che uscivano da Ferrania avessero l'imprimatur dell'ufficio brevetti. Questo può uscire, non ci sono problemi possibili di cause brevettuali, eccetera. L'ufficio brevetti lavorava in stretta sintonia con le ricerche. E i tecnici delle ricerche e quelli dell'ufficio brevetti si incontravano, e nella prima fase, quando veniva fuori un prodotto nuovo, che era la fase di laboratorio, in cui il laboratorio presentava poi alla fabbrica un prodotto nuovo che doveva uscire, noi dovevamo presentare anche quella che era la situazione brevettuale di quel prodotto lì. Che brevetti avevamo fatto noi, che brevetti c'erano dalla concorrenza, che possibilità c'erano di uscire dalla concorrenza, per cui noi aiutavamo anche i tecnici a vedere quali erano i brevetti della concorrenza, come si poteva uscirne fuori, come fare dei prodotti originali che originassero delle invenzioni nostre e così via. Diciamo. Quando sono arrivato io, era entrata la 3M, da pochi anni, da un anno, 2 anni, però resisteva ancora il modo di la filosofia, il modo di ragionare della vecchia Ferrania, che era un'industria a carattere padronale, in cui c'erano i vertici, che erano delle persone
inavvicinabili, i direttori, i vari dirigenti, ok? Noi giovani, per esempio, avevamo un accesso limitato alle informazioni. Quando era finita la guerra, gli americani erano entrati all'Agfa Wolfen, che era l'Agfa che poi era rimasta nella Germania orientale, avevano portato via un mucchio di informazioni, soprattutto le sintesi dei composti chimici, dell'emulsione, che tutta questa grande mole di documentazione era ferranea, però noi giovani non potevamo andarla a vedere. Anche per esempio andare in biblioteca, se uno si vedeva troppo in biblioteca ti facevano un po' storie, mentre il mio capo, che era una persona aperta, mi diceva: lei faccia una cosa, la mattina lei i suoi operai mettete sulle reazioni, poi le seguono gli operai, nel pomeriggio lo passi sempre in biblioteca a leggere. Io che ero appassionato di lettura, per me era un piacere, quindi come lavoro mi sono trovato bene, con i miei colleghi mi sono trovato bene. C'era un sistema di lavoro a Ferrania che era un lavoro a team, per cui quando c'era da fare un progetto o c'era un problema da risolvere, si riunivano tutte le varie, l'ingegnere, il fisico, il chimico, l'esperto di stesa, ok? E si risolvevano in team, anche se a risolvere il problema poi venivano fuori sempre, come dire, veniva fuori sempre quello che voleva dimostrare di essere stato lui il bravo a risolvere, perché questo poi, la 3M era un'azienda che pagava bene, che soprattutto alle ricerche, se uno portava dei risultati poteva ottenere dei bei aumenti di stipendio, okay? Quindi la cosa era interessante, la gente cercava a volte, non dico di farsi le scarpe, però ognuno cercava di far vedere che era più bravo dell'altro, insomma. Però si lavorava bene, poi per noi giovani, almeno i primi 2 o 3 anni, poi mi sono sposato, mi sono trasferito qui in Riviera, ho vissuto bene, insomma, ho bei ricordi, diciamo. Quando poi ho passato la sponda, sono andato ai brevetti, non dipendevo più dalla direzione tecnica di Ferrania. L'ufficio brevetti era una materia legale, i brevetti no, è roba di legge, per cui sono stato inquadrato nell'ufficio, nella divisione legale di Milano, dove c'era il legale, la proprietà intellettuale, c'era la pubblicità, c'era la comunicazione, era tutta una divisione molto, molto bella, che mi ha permesso di girare per il mondo, di andare di qua, andare a congressi, andare spesso negli Stati Uniti, per cui mi sono trovato bene, insomma, io ho cominciato a Ferrania e sono morto a Ferrania, diciamo, anche se gli ultimi 2 anni cominciavano già a vedersi i sintomi di un qualcosa che non andava. La 3M nel 96 aveva deciso all'improvviso, ma erano anni che ci pensava, di staccare tutta la divisione imaging, tra cui c'era Ferrania, ma in totale erano circa 10.000 persone in giro per il mondo con altri stabilimenti oltre Ferrania, perché il profitto del fotografico stava scendendo, si avvicinava alle 2 cifre, quindi si scendeva sotto il 10%, anche se quelli erano i profitti che faceva Coda, Fuji, Agfa, però per la 3M il post-it aveva un profitto del 50%, cioè tra quello che veniva prodotto e venduto e quello che si guadagnava il profitto era altissimo, quindi la 3M preferiva quei prodotti lì. Quindi evidentemente hanno cominciato a vedere un po' di scorporare questo settore qui. Non è stato abbandonato, nel senso che ha creato una società a parte, quella che poi si è chiamata Imation, che doveva andare per i fatti suoi. Noi ci siamo trovati con Imation, tutta Ferrania, il mio ufficio con i brevetti, i marchi, il know-how è passato tutto a questa nuova compagnia. E le cose all'inizio andavano avanti come andava avanti la 3M, poi è successo un fattaccio. Quel signore che è venuto qualche giorno fa, mi sembrava fosse un operaio delle stese, ha parlato del fatto che a un certo punto non si vendevano più le pellicole radiografiche, non so se c'era lei a sentirlo, no? E ha detto che lui, secondo lui, lì c'è stato qualcosa, Messina, che era quel...
armatore di Genova, che era forse interessato a Ferragna come retroporto delle navi, del porto, quelle cose lì. Io ho un'altra diciamo, storia da raccontare. La Trema aveva fatto uno stabilimento, tipo quello di Ferragna, a Rochester, negli Stati Uniti, dove c'era Kodak, dove Kodak aveva gli stabilimenti. Guarda caso l'hanno fatto proprio lì, anche perché poi le persone che si incontravano, i tecnici nostri, Trem, e quelli di Kodak, magari si trovavano al bar, chiacchieravano, facevano. C'era un po' di, non dico spionaggio, però si cercava di capire informazioni. Avevano chiuso anche, per esempio, al RIT, Rochester Institute of Technology, avevano chiuso la facoltà di fotografia che c'era, perché lì era tutto Kodak, e venivano tanti studenti dal Giappone a studiare lì. Poi a un certo punto è venuto fuori che queste venivano a far spionaggio, perché, per cui avevano chiuso la facoltà ed era finita lì. Primo anno di Mechon, quindi era 97, viene fuori che la Kodak aveva intentato causa a Trem e quindi a Imagine per spionaggio industriale. Guarda caso è intervenuta l'FBI, perché era esportazione illegale di informazioni riservate, e quindi è partita questa causa. Io gli ultimi 2 anni in Imagine non ho fatto altro che seguire. L'ufficio brevetti avevo due ragazze che andavano avanti per i fatti loro, però le cose stavano cominciando a diminuire. A seguire 10 persone che sono arrivate da un ufficio legale di New York, che seguivano, c'erano legali e c'erano anche investigatori, perché Kodak ci accusava d'aver reclutato dei pensionati Kodak, che abitavano a Rochester, che erano venuti a Ferragna, ma poi abbiamo saputo che erano andati in India, erano andati in Cina, erano andati in Giappone, a raccontare cos'è che facevano, cosa faceva la Kodak. Io ho cercato di dimostrare a questa gente che era venuta qui che a noi questa gente non ci ha raccontato nulla che ci poteva dare dei vantaggi rispetto a quello che conoscevamo. Gli ho fatto vedere le formule di come si producevano il materiale prima che arrivassero questi consulenti, le formule che si facevano dopo. Non c'era nessuno, anche perché spesso questa gente ci diceva che a volte ne sapevamo più noi di Kodak. Il problema era successo non tanto quello, perché l'FBI aveva trovato in casa di queste persone dei documenti che arrivavano da Ferragna, in cui i tecnici di Ferragna chiedevano, e quelli delle arti grafiche, quelli della radio, del colore, ognuno mandava un promemoria a queste persone di quello che interessava sapere. E avevano spesso, due soprattutto, avevano tirato fuori, purtroppo documenti che io non ho visto, se no gliel'avrei cestinati. Volevano sapere come fa Kodak a far questo, come fa Kodak a far quest'altro, e così via. Queste cose qui erano pericolose, perché documenti che poi l'ha preso l'FBI, è venuto fuori un pandemonio. Anche se poi, poveretti, questa gente che quando veniva diceva: no, io non ti posso dire come fa cosa. Tu, diceva, tu dimmi che problemi hai, va bene, dimmi come lo vorresti risolvere, che soluzioni proponi. Io ti posso dire, guarda, è meglio questa, è meglio quell'altra e così via. Comunque, il processo è andato avanti. Io sono andato in pensione nel 98, quando ancora c'era il processo. Mi era arrivata una lettera che non potevo recarmi negli Stati Uniti per diporto, perché il mio nome era segnalato all'FBI. Sono andato a marzo, a agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicevano che il problema era stato risolto, e poi è venuto fuori anche sui giornali, è venuto fuori una cosa deplorevole per Ferragna. Ferragna ha dovuto cedere, cioè Imagine, che era proprietario di Ferragna e dell'altro fotografico negli Stati Uniti, ha dovuto cedere tutto il business mondiale del medical imaging, cioè della radiografia medicale, a Kodak. Che voleva dire? Impianti, persone, formule, clienti, tutto, tranne Ferragna. Ferragna, siccome faceva anche colore, arti grafiche, era stata esclusa.
Però è successo questo, allora, che Kodak ha dato 520 milioni di dollari ai Machen per chiudere la causa, cioè ha pagato per chiudere, però si è presa tutta questa roba qui. Ferrania per 2 anni ha avuto un contratto di fornitura del materiale radiografico, cioè Ferrania faceva il materiale radiografico. Da Coda arrivavano le scatole gialle, perché Coda aveva tutto di giallo marchiato, si metteva il materiale dentro le scatole gialle, si mandava a Coda, e Coda per 2 anni ha venduto materiale fatto a Ferrania senza un reclamo mai sul mercato. Dopo 2 anni l'intero business di questo affare qui era valutato per Coda circa 500 milioni di dollari all'anno, quindi dopo un po' di anni Coda aveva recuperato quello che aveva pagato. Il problema è per Ferrania che, scaduti 2 anni, Ferrania per qualche anno, adesso non mi ricordo più quanti, non poteva rientrare nel mercato della radiografia medica. Non poteva, cioè per 5 anni, sembra 5, adesso non ricordo quanti, non ha potuto. Quando sono scaduti i 5 anni ha provato a rientrare, però intanto il supporto non c'era più, il supporto cioè dove venivano stese le pellicole, e bisognava comprarlo, non lo faceva più Ferrania, non lo faceva più la 3M, non c'era più il mercato, non c'erano più i venditori, non c'era più il servizio di assistenza tecnica, perché 40 persone del servizio assistenza tecnica di Ferrania sono passate al servizio tecnico che la Kodak, aiutata da personale di Ferrania, ha messo su alla Marina di Genova. E quindi non ha potuto più rientrare nel radiografico. Quindi quel signore che diceva che era colpa dello Stato, purtroppo sotto c'era tutto questo, per cui Ferrania ha dovuto perdere il radiografico, che rappresentava come volumi più del 60% dei volumi di prodotto di Ferrania. Quindi avendo perso quello lì è rimasto un po' di arti grafiche, ma poche, perché cominciava a entrare il digitale, diciamo. E l'analogico ormai non andava più, ha cominciato a perdere anche un po' il colore, perché lì sono cominciate a uscire le macchinette digitali, qua e lì, e si è arrivati alla catastrofe, diciamo, che è stata una vera e propria catastrofe. Io sono entrato a Ferrania che eravamo 3.600 persone, più un centinaio o 200 erano a Milano alla direzione. E quando sono uscito a Ferrania ce n'erano 1.800. Adesso a Ferrania ce n'è mi sembra un centinaio, che sono però a turno in integrazione, però non si fa più fotografico, fanno altre cose che adesso non so cosa facciano, ma però è, diciamo che è morto. Nel frattempo è morta Kodak, è morta Agfa, è morta Ilford, non è che era un mercato che stava chiudendo in qualche modo, però c'era in certi posti, in Africa, in Asia, il mercato continuava ancora a essere attivo, perché i prodotti lì erano un po' in arretrato, ed è finita così. Comunque io i miei ricordi di Ferrania, ci sono stati momenti di crisi anche a Ferrania, però tutto sommato c'è sempre stata una bella reazione, persone in gamba, c'è sempre stata la volontà di andare avanti. Un'ultima impressione che ho avuto negli ultimi 2 anni di Machen, che anche la dirigenza, quelli che erano rimasti, che erano lì anche loro per andare in pensione, ormai aveva abbassato le armi. Tant'è vero, quando c'era questo problema di Machen, che io dicevo: guardate che questi qui vengono, stanno fotocopiando tutto, si portano via le formule, si portano via questo, dico, ma ancora la causa non è stata persa, quindi questa gente come fa a portare via tutto? E mi dicevano: vabbè, ma da Milano dicono così, dagli Stati Uniti dicono così. L'ambiente non mi piaceva più, qualcuno ha detto: ma tanto io vado in pensione, lasciamo che le cose vadano come vado. Non c'è stata la volontà di rinnovarsi in tempo, ormai era tardi e non è morto tutto, insomma. Era sì, uno di quei libri che poi le porterò. C'è un signore, quello che ha scritto il libro, che Ferrania sembrava un'isola in mezzo a un mare di gente armata, che però era bello, perché come era nata Ferrania all'inizio, per un'intuizione. Già prima della guerra facevano il Ferrania Color, facevano materiali colore, facevano radiografico. Poi c'è stata la svolta
dopo la guerra sono arrivati dei tecnici scappati dalla Germania, che hanno portato anche loro delle formule, delle emulsioni. Però l'ambiente era bello, anche se io non ho vissuto gli anni, diciamo, di Ferrania con gli americani. Io sono già entrato con gli americani, ci siamo trovati poi ad avere la strada aperta perché tanti vecchi sono andati via e, diciamo, e si è andato avanti bene. All'inizio c'era per esempio nei laboratori, soprattutto gli operai o gli ex operai che erano diventati impiegati, arrivavano questi chimici nuovi, no? Che noi eravamo un po' sportivi, insomma, un po' così, no? E questi erano terrorizzati. Ogni tanto arrivava il capo della direzione tecnica, andava dove c'erano tutti i reagenti e faceva così col dito dove c'era lo scaffale dei reagenti per vedere se c'era polvere. Questi sbiancavano, erano terrorizzati perché arrivava il capo e c'era questo terrore del capo. Addirittura noi avevamo un manuale di istruzione per come comportarsi quando si doveva parlare col capo, quando si doveva bussare, aspettare che dicessero avanti, poi mai dire credo, mi sembra, ho trovato, ma essere sempre morbidi, insomma era un ambiente un po' all'antica, diciamo. Però è nata di lì Ferrania. Ferrania 3M, la 3M si è entrata con una filosofia diversa, che però i prodotti, i materiali, le tecnologie derivavano dalla vecchia 3M, dalla vecchia Ferrania, diciamo. La 3M era forte perché quando sono entrato bisognava sapere il tedesco, perché buona parte della letteratura, Ferrania c'era la biblioteca, noi avevamo una biblioteca, venivano persino dall'Università di Genova, da chimica, perché noi avevamo delle raccolte di libri di chimica, dei vari Abstract, che partivano dall'inizio del Novecento, soprattutto tedeschi, la letteratura era tanta tedesca, quindi io ero andato a Savona quando ero ancora a Scapolo a fare un corso di tedesco perché bisognava sapere il tedesco. Entrati gli americani, poi la letteratura è diventata più che altro di lingua inglese e bisognava sapere l'inglese. Ci facevano studiare col metodo Schenker, che era un bel metodo, e quindi tutti studiavano inglese, non c'era problema. Poi quando sono passati i brevetti, a maggior ragione, perché l'inglese era la lingua con cui, quando io scrivevo un brevetto lo mandavo poi in Giappone, negli Stati Uniti, ok, mandavo sempre la copia in inglese e poi a seconda del paese poi loro traducevano in francese, in tedesco, quello che è, in giapponese, in cinese, per le estensioni del brevetto in quei paesi lì, però tutto veniva fatto in inglese, diciamo. Quindi, però la 3M era forte anche nel campo della formazione del personale, c'era la possibilità di fare corsi, di andare all'università, aggiornamento. Quando poi sono entrato io, le ricerche a un certo punto erano finanziate direttamente dalla casa madre, non dipendevano più finanziariamente da Ferrania. Per cui pagavano le ricerche, pagavano l'aggiornamento della biblioteca, perché le riviste tutti gli anni erano un considerevole esborso di lire allora, e poi anche l'ufficio brevetti dipendeva sempre dalla direzione tecnica, e quindi nel 71 mi sembra che la 3M, la casa madre, si è fatta carico di pagare tutta questa cosa qui, quindi noi eravamo pagati dalla casa madre, però i risultati, i prodotti, le invenzioni appartenevano alla casa madre, quindi io dovevo brevettare e il nome del titolare del brevetto era la 3M USA. Però per legge il primo brevetto, siccome gli inventori erano italiani e gli inventori avevano diritto a essere nominati sul brevetto, il brevetto doveva essere depositato prima in Italia, prima di essere depositato, perché ci volevano 3 mesi, in teoria l'ufficio brevetti doveva controllare che non ci fossero invenzioni che potessero danneggiare l'industria italiana oppure, che so io, qualcosa che interessava i militari, cose del genere, no? Quindi l'inglese era la nostra lingua, però tutti avevano diritto a frequentare corsi, non c'era problema. C'erano dei consulenti che venivano anche a livello mondiale, che venivano
diciamo, a fare delle lezioni in fabbrica. Non solo, alcuni di questi professori universitari, tra cui un certo professor Katrisky, che era a livello mondiale era un esperto di chimica, facevano dei corsi di aggiornamenti che a volte duravano uno o due mesi presso le università straniere, per cui i nostri chimici andavano in Inghilterra, sembra Norwich, non era un posto tanto bello, oppure invece in Florida, però non in Florida, non sul mare, ma a Tampa, nel centro della Florida, e stavano dei mesi lì a far chimica. Con questo professore qui che non li martellava, non li faceva neanche vivere, perché la mattina erano il pomeriggio dovevano fare i compiti, la sera dovevano studiare, il giorno dopo li interrogava, erano bei corsi, diciamo. Un'altra, l'ultima cosa che forse volevo dire, spesso si parla delle ricerche a Ferragna, che c'era un gruppo di ricerca, di ricercatori, c'erano fisici, chimici, ingegneri, ok. Alla fine però è che dovevano competere e fare prodotti competitivi con Kodak, Fuji, Agfa, che era colossi. Kodak aveva 50.000 persone, Fuji non so quante, alla ricerca aveva migliaia di persone. Cosa succedeva? Che diciamo, la direzione tecnica a Ferragna era tra 200 e 220 persone. Negli anni se ne è rimasta sempre quel numero lì. Però quando si parla di persone delle ricerche, ci deve levar via le segretarie, c'erano le segretarie, il personale operaio, nei laboratori c'erano gli aiutanti, il servizio di assistenza tecnica che andava in giro a vedere i clienti che problemi aveva, chi c'era ancora? Direi alla fine di ricercatori veri e propri. O periti o chimici, se erano 30 erano tanti, quindi erano questi che facevano i prodotti, quindi è un miracolo, quando si parla di miracolo, era un miracolo proprio, il personale che puliva i laboratori, che lavava la vetreria, che aiutava a fare le stese, quindi personale operaio o simile, okay? O a volte diventavano poi subito dopo un po' impiegati, okay? Però ricercatori in 30, 40, ecco, ma non di più. Si viveva anche con l'esperienza di tutti quelli che erano passati prima, non è che uno si inventava le cose. Okay, poi c'era questa simbiosi con l'ufficio brevetti, per cui si andavano a vedere i brevetti alla concorrenza, si vedevano. Poi c'era un altro punto di. Ah, c'era anche il laboratorio analisi in questo gruppo di ricerca. Il laboratorio analisi aveva degli strumenti molto sofisticati fino ad arrivare ai microscopi elettronici, per cui era possibile scoprire anche il 95% dei prodotti che erano in una pellicola fotografica larga quanto un capello. Quindi noi sapevamo cos'è che usavano gli altri. Quasi tutto di quello che usavano gli altri nei materiali, così anche loro sapevano di noi. È vero che Kodak ogni tanto ci diceva: state usando questo composto, è il mio brevetto, allora dovevamo discutere, guarda che no, perché per questo e per quell'altro. Oppure si arrivava poi a fare, in genere si componevano soprattutto con Kodak con le licenze incrociate. Vabbè, io ho questi brevetti, ti interessano? Lo dicevano, vabbè, allora si scambiavano i brevetti, si facevano le licenze incrociate, non si spendeva e uno poteva utilizzare queste cose qui. Però questo rapporto che c'era tra i tecnici, quelli del laboratorio, i tecnici fotografici, quelli del laboratorio analisi, i tecnici dell'ufficio brevetti, non solo, ma anche quelli del mercato, le persone che andavano sul mercato, che andavano a vedere quali erano i problemi che c'erano sul mercato, perché i problemi sul mercato erano opportunità per fare prodotti nuovi, per risolvere i problemi e andare sul mercato prima degli altri. Okay. Tutte queste persone, questi enti qui, complottavano in qualche modo per poter tirar fuori dei prodotti nuovi e che non avessero problemi con gli altri, diciamo. Ma veniva da questo staff di persone nuove, ma con l'esperienza di tutto quello che c'era prima, che c'era stato prima, diciamo. Ferragni, essendo piccolo, aveva delle capacità di cui a volte non se ne parla. Per esempio, il negativo colore che viene messo nelle scatoline, no?
La 3M diceva questo è 3M, si metteva il marchio 3M, alla fine c'era Scotch 3M con la pallina colorata, non so se l'avete vista, col globo colorato, e perché diceva è 3M, dobbiamo far vedere 3M, 3M. Ma noi, Ferragni, avevamo un mucchio di clienti che si chiamavano private brand. C'era gente, per esempio il supermercato, che vuole vendere dei rotolini col suo marchio, veniva tipo la Coop, veniva a dire, dice io voglio degli che però in scatolini che ci sia il mio nome, che ci sia il mio marchio, col mio questo, quell'altro, e se ne facevano a volte 1000 pezzi, 2000 pezzi, 5000, c'era gente anche che ne veniva a chiedere poche perché era un piccolo supermercato o un negozio qualsiasi che voleva farsi. E Ferragni aveva questa capacità, era che gli americani non capivano, la duttilità, il fatto di, c'era gente che diceva sì, le volete, vabbè, ve li faccio. Avevamo la stamperia a Ferragni, allora il responsabile della stamperia per stampare i cartoncini, le cose, andava a parlare col cliente che voleva, gli diceva come lo vuoi, che colori, qua là, per cui gli si facevano gli scatolini come volevano loro. Ce n'erano più di 100 di persone di questa. All'inizio la 3M era stata negativa perché non voleva, diceva ma il materiale è nostro, non c'è il nome 3M, qua là su giù, però siccome i soldi entravano, poi alla fine si erano diciamo convinti. Il costo era minimo perché c'erano le persone che partivano subito, c'era il mio collega che era l'esperto degli imballaggi, partiva, andava alla Sali lì vicino che era il reparto dove stampavano, avevano delle macchine di stampa enormi, anzi per diceva così impegniamo a fare altre cose, e gli facevano lo scatolino. A un certo punto era venuto fuori uno che lo voleva uguale a Coda, lo stesso colore, Coda aveva la scatolina già gialla, no? Lo voleva uguale al giallo, e lui diceva non si può, anche l'ufficio legale, anche noi gli abbiamo detto non si può, perché il giallo è un marchio di fatto, anche se non registrato, però è il colore che identifica Coda. Allora questo ha rotto tanto che abbiamo dovuto fargli una specie di arancione che non era giallo, in maniera che Coda non doveva, lo voleva così, ma c'era gente che poi voleva disegni strani di sopra, ma gente, perché? Perché a Ferragni c'era questa capacità di la gente prendeva, partiva, andava e si dava da fare. Noi, per esempio, a Casa Scapoli, quei 2 anni, 3 anni che sono rimasti a Casa Scapoli, vivevamo in stabilimento, poi si tornava nell'appartamentino, ci si preparava, poi o si andava a mangiare, tanti non avevano la macchina, per cui c'erano, se 2 o 3 avevano la macchina, davano un passaggio, per cui la sera preferivamo andare magari a mangiare a Cairo, a Carcere, altare così, altrimenti per esempio nella bella stagione eravamo giovani e forti, si andava nei boschi dell'Adelasia a prendere fragole, poi c'era qualcuno che partiva, che aveva la macchina, andava a Cairo, comprava la panna e mangiavamo lì, ma era tutta una cosa in famiglia. Oppure la sera non si sapeva cosa fare, io ero appassionato di tennis, c'era il circolo del tennis, giocavamo fino magari a mezzanotte, il circolo del tennis era diciamo in mezzo alle case dove ci abitavano gente, impiegati, gente che lavorava a Ferragni, ok, con le famiglie, ma noi andavamo avanti magari fino a mezzanotte e con la pallina che fa tic toc, con le luci, ok, ogni tanto se faceva qualcuno a urlarci, andate a dormire, cose del genere, ma succedevano, cose, tutti i giorni c'era qualcosa da raccontare, poi eravamo giovani, no? Quando la vita di Ferragni era bella perché organizzavano gite, era il vecchio stile Ferragni prima di 3M. Tante cose sono sparite, per esempio Ferragni quando era la festa di San Luigi, che era il padrone della Ferragni, l'ingegnere Schiatti, c'era un dono per tutto lo stabilimento. A Natale c'era la famosa cassetta con dentro c'era il formaggio parmigiano, l'olio, la pasta, cose che a fine della guerra erano cose che diciamo erano interessanti, a un certo punto erano diventate un po', come dire, anche i sindacati non erano tanto d'accordo, sembravano delle regalie così. L'ultima cosa che era rimasta era il lettino, quello l'ho preso quando è nata mia figlia, ti davano un lettino per il neonato, ok. Però poi c'erano, organizzavano gite, c'erano i tornei di tennis, di pallavolo, di bocce,
diciamo che la vita, anche il tempo libero fuori Ferrania, l'azienda come dire, cercava di mantenere questo collegamento con le persone. Tant'è vero che a me avevano detto, quando mi sono sposato, ho detto al mio capo che andavo a stare giù al Bisola, mi ha detto: ma perché lei non si ferma qui a Ferrania, vicino a Casa Scapoli, dove ci sono tutti questi edifici, così è più vicino allo stabilimento, qua là su giù. E ho detto: guarda, preferisco andare al mare. Ma avevano detto all'inizio, alla Trem a Milano, che c'era il mare. Per esempio, non avevo macchina, anche per ritornare a Milano i primi anni, c'era il treno, c'era la stazione, arrivavo a Savona, prendevo il treno e viceversa quando ritornavo, era comodo. Era un posto da viverci, per un giovane era l'ideale, perché non stava bene, un po' di problemi d'inverno con la neve, perché nevica spesso e volentieri, però si stava bene, insomma. C'erano due o tre volte l'anno che veniva la neve, soprattutto nei mesi febbraio, gennaio-febbraio, non tanto prima. Ed era quando veniva la neve, veniva con le perturbazioni atlantiche, quindi ne venivano metri. Per esempio, che veniva in macchina, arrivava la sera che non trovava più la macchina, era la macchina sommersa. E c'era poi un tantam verso le 3:30-4 delle segretarie, che nei vari reparti si passavano, c'era un passaparola per dire che forse c'era un treno che passava dalla stazione a Ferrania e che poi non ne sarebbero più passati. Quindi chi prendeva il treno alle 5 conveniva, se uno doveva timbrare prendeva un'ora di permesso e usciva. C'era il tantan perché bisognava sloggiare. La mattina, quando arrivavamo, io venivo all'inizio soprattutto venivo in treno. Quando arrivavamo col treno a Ferrania c'era la neve, allora si scendeva alla stazione, c'è un chilometro circa, un vialone enorme, non so se l'avete mai visto, alberato per arrivare allo stabilimento. Avevamo le biciclette, perché un'altra cosa da dire a Ferrania, che c'erano 3600 persone ma ci saranno state 5000 biciclette. Tutte Ferrania, con su scritto Ferrania, perché ci si spostava nei vari reparti, era enorme lo stabilimento con la bicicletta. Ognuno aveva col nome del reparto. Io all'ufficio brevetti ne avevo due, una mia personale, ero il capo, quindi avevo dire, e una per gli altri. Gliel'ho lasciata poi quando sono andato via. Erano belle biciclette, erano bianchi, di quelle con le bacchette di ferro, con i freni a bacchetta, quasi tutte da donne, anche qualcuno da uomo che. Tante le avevamo giù a Ferrania, le portavamo giù alla stazione, le lasciavamo lì, le chiudevamo, poi la mattina tornavamo. Si arrivava lì, si scendeva dal treno, c'era un metro di neve, non era passato ancora lo spazzaneve, non era passato nessuno. Allora, in genere eravamo attrezzati perché si sapeva che c'era la neve, quindi avevamo gli stivali. Però, allora, i più alti venivano fatti andare per primi lungo il viale, questi facevano i buchi nella neve, i più piccoli erano dietro, perché sennò sparivano nella neve, si sprofondavano, si bagnavano i pantaloni, i più piccoli erano a metà, diciamo. Mettevano i piedi dove erano passati gli altri prima per arrivare allo stabilimento, quindi le nevi me le ricordo per quello. Oppure il caso dell'alluvione, quando c'era stata l'alluvione, che erano crollati i ponti qui su Cadibona, okay. Anche lì è stato un dramma, gente che ha preso il treno per andare a Alessandria, poi Genova, per arrivare poi a Savona, per dire. Perché era un po' isolata in effetti, la viabilità non era eccezionale, a parte il treno, c'era la strozzatura del Vispa che dopo Altare, c'è una curva quasi a V stretta, per cui di qua si va verso Carcare, di qua si gira e si va a Ferrania, e poi era in salita, e i tir che venivano a prendere il materiale dovevano fare quel giro lì, quando c'era la neve era una cosa tremenda. Quando siamo andati via, dopo un po' è andata via anche i Mation, è crollata, prima del Vispa, all'uscita dell'autostrada, lì a Altare,
C'era la possibilità, era privata, c'era un tratto 50-100 metri privati che la Treme non era riuscita mai a prendere per far passare una strada lì. Adesso c'è la bella strada che per portare, non so, si sa ben che cosa, che non c'è più niente, però c'è una strada bella grossa, asfaltata, ok, perché la viabilità in effetti era un problema. Io ne avevo due in laboratorio, poi all'ufficio brevetti avevo, vabbè, la segretaria e due addette, però nei reparti, per esempio, allora c'era i reparti al buio dove venivano messe le pellicole colore o invertibili, quello che era, dentro nei rotolini. C'erano delle macchinette che era fatto tutto a mano, quindi c'erano delle donne al buio che facevano quello al buio. Tutto questo lavoro qui per 8 ore a far entrare nei caricatori lo spezzone, poi cambiarlo, poi imbustarlo, poi metterlo via. In effetti noi giovani aspettavamo l'uscita dei reparti prima di entrare in fabbrica, c'erano i turnisti, e uscivano delle ondate di belle donne, insomma. C'erano di belle, comunque. C'è una fotografia su uno di questi libri, che è una gita fatta, non so se a Milano, in Piazza del Duomo o in Piazza San Marco a Venezia. E ci sono tutte queste ragazze, ne avevano preso un centinaio di Ferrania, in bicicletta, con la cappetta bianca e il berrettino bianco che avevano queste donne, e con un caricatore finto, una scatola, quella, non il caricatore, l'imballo fuori dal caricatore, grosso così, fatto, messo sul manubrio legato al manubrio della bicicletta, di queste famose biciclette, e con su scritto bello Ferrania, col logo, quello vecchio di Ferrania, quello non con le 3M. È rimasta famosa, era una gita sociale che facevano, non so se a Milano o a Venezia o così, con le famose biciclette. Tanti miei colleghi hanno sposato ragazze del posto, diciamo, perché c'erano delle belle ragazze in effetti, tante giovani, però ogni tanto scappiava qualche scandaletto, diciamolo pure. Quindi poi c'era la fine, si risolveva, questo lo spostavano qua, quello lo spostavano nel reparto laggiù, stavano lontani. Però io avevo un modo di dire, che diceva la mia segretaria: finché succedono queste cose a Ferrania è ancora viva. Quando non succederanno più queste cose qui, vuol dire che Ferrania sarà verso la fine. Ferrania era famosa perché, soprattutto la vecchia Ferrania, ma anche all'inizio degli americani, perché si faceva tutto in casa, per cui c'erano i meccanici, c'erano, a parte gli infermieri e il medico, c'erano i falegnami, c'erano i tubisti, per esempio tutto il mobilio di fabbrica. Dalla direzione agli uffici, ai laboratori, veniva fatto a Ferrania. Buona parte delle attrezzature, anche di stesa, okay, era tutto fatto a Ferrania, perché c'erano delle, come dire, delle expertise che non si trovavano fuori. Okay. Per dire, poi c'erano dei repartini che servivano, per esempio c'era il repartino che aggiustava le biciclette. Ritorniamo alle donne, c'era un repartino che aveva l'incarico ogni tanto di andare a stasare i tombini, partivano con le strumentazioni per andare a pulire i tombini.